Fabiola de Sorpioli di Santa Croce. È probabile, sì. Va bene così. Gli assenti sono sempre quelli che hanno torto. Quindi va bene così, nel senso che abbiamo fatto in ogni caso una buona settimana, sapendo che avevamo qualche problema di assenza, però abbiamo fatto una buona settimana lo stesso. Quindi domani ci prepariamo a fare una buona partita, perché in ogni caso vogliamo centrare l'aritmetica salvezza contro un avversario che invece ha un obiettivo importante, che è quello dei playoff, e quindi dobbiamo fare una grande partita. Sta come al solito, nel senso che va un po' gestito. Noi vogliamo far bene tutte e tre le partite ultime, a prescindere dal fatto che non abbiamo la matematica e certezza, però in ogni caso dobbiamo far bene tutte queste tre partite, perché penso che sia la mentalità di chi ha atteggiamento giusto nel fare le cose. E quindi nel momento in cui un mese fa pensavamo di aver già ottenuto la salvezza, siamo andati un po' in difficoltà, un bel po' in difficoltà, e quindi non si molla niente, si spinge. L'aspetto non sia importante, sono convinto che possano fare bene tutti quanti, poi dopo l'impegno sono convinto che sarà totale. Poi c'è la partita e le difficoltà della partita, e là dobbiamo essere bravi a leggerle. Rispetto ad altre volte, ecco, abbiamo meno alternative, perché anche per cambiare la partita qualcosa c'è, però non tantissimo. Però è sempre nella nostra filosofia, che è quella di cercare soluzioni, di non trovare alibi, ma di spingere. Ma io penso che il momento dei bilanci non sia ancora giusto, perché mancano queste tre partite e vorremmo fare più punti possibili. Dopodiché ci sarà sicuramente, penso, un confronto. Se avremo il nostro modo di dire le nostre di fare la nostra analisi. Per adesso secondo me ancora dobbiamo rimanere concentrati sulla partita, sul resto onestamente mi interessa molto poco, perché non è finito questo campionato e a me piace parlare con cose, non quei se, quei ma con le cose concrete, quindi finiamo prima questo campionato. Quindi anche le voci di lei che arrivano da Salerno? No, non sono vero. Non sono vero. Ma magari prima o poi a prescindere, come la prima che arriva sempre la primavera, cioè, nel senso che mi vogliono talmente bene che ogni tanto qualcosa viene.